Achei o Micenei sono una popolazione indoeuropea che giunge in Grecia verso il 1900 a.C. Si stanziano più che altro nel Peloponneso, dando vita a una serie di piccoli regni, ognuno centrato su una rocca fortificata. Il più potente è quello di Micene, da qui Micenei. Verso il 1500 a.C., i Micenei, danno inizio a un movimento di espansione. Allargano il raggio dei traffici commerciali, controllano Creta, Rodi e le isole dell'Egeo. Fondano città e stati sulle coste dell'Asia Minore. In questo contesto si colloca probabilmente il conflitto di una federazione di principi achei contro Troia, città-stato dell'Asia Minore che controlla i commerci verso il Mar Nero. La fama della guerra di Troia è legata al fatto che costituisce la materia di due grandi poemi epici che la tradizione greca attribuisce al poeta Omero, cioè l'Iliade e l'Odissea. Per quanto riguarda la civiltà micenea, è una civiltà palaziale. Il palazzo reale rappresenta il centro politico e amministrativo. Le rocche sono poste su alture e sono difese da mura ciclopiche, cioè mura di pietra costituite da grandi massi squadrati. Il nome deriva dai ciclopi che, secondo la leggenda, hanno costruito quelle mura per Perseo, fondatore e primo re di Micene. Società micenea. È centralizzata e gerarchica. Al vertice c'è il re, Vanax, che ha funzioni politiche, amministrative e religiose, e la regina, Banassa. Il comandante dell'esercito, Lavagetas, affianca il re. Poi c'è l'aristocrazia guerriera, Lavos, nobili armati, proprietari terrieri. E infine il Damos, funzionari, artigiani, commercianti, contadini. In ultimo, lavoratori manuali di condizioni servili. Per quanto riguarda l'economia, l'agricoltura è piuttosto prospera, coltivano cereali, olivo, vite, frutta, lino. Si occupano dell'allevamento di ovini e di produzione artigianale orafa e di armi in bronzo. Tra il 1200 e il 1100 a.C. la civiltà micenea decade rapidamente. Da nord arrivano i dori, che invadono i territori achei distruggendo le roccaforte. Poi si aggiungono terremoti, carestie, spostamenti di popolazione, inclusi gli stanziamenti dei dori.